Ciao a tutti e bentornati nella micro officina di M Project. Oggi un video che nasce da un commento che mi è stato lasciato da uno di voi, signor Gaetano, su un mio video precedente, il video dove costruivo le penne in legno. Se te lo sei perso ti lascio il link qua sopra da qualche parte. Ecco, nello specifico il signor Gaetano mi diceva che le penne erano belle, però che non era un progetto alla portata di uno qualsiasi hobbista, di un qualsiasi hobbista. In risposta a questo commento avevo proprio scritto che avrei provato a replicare il progetto con degli attrezzi più semplici, e è proprio quello che voglio fare oggi, cercare di riprodurre più o meno la stessa penna utilizzando degli attrezzi manuali che tutti noi abbiamo all'interno del nostro garage, della nostra cantina. Seguitemi fino alla fine e vediamo cosa riusciamo a combinare. Dunque, vediamo che cosa andremo a fare. Per prima cosa è ovvio che per tornire una penna ci vuole un tornio, quindi la prima cosa che dovremo fare è cercare di costruire un semplicissimo torniello fatto di proposito per tornire le penne. Quindi abbiamo bisogno di una basetta, costruiremo un collarino sul quale monteremo un trapano, comunissimo trapano di quelli che hanno un collare che si può montare su dei supporti. Insomma, il trapano verrà messo più o meno in questa posizione qui, con magari qualche cosa che lo terrà qua. Sul trapano, ovviamente sul mandrino, verrà inserita la punta di trascinamento, che è quella, diciamo, punta che costruiremo, che serve per far mettere in rotazione il pezzo che noi dobbiamo tornire. Dall'altra parte dovremo costruire una specie di contropunta, sarà una cosa molto semplice, qualche cosa che possa tenerci il nostro pezzo sulla stessa direttrice di lavoro del trapano. Sto pensando di costruire anche una slitta qua, sempre di legno, per fare in modo che tutto, sia la contropunta che una, diciamo, slitta che metterò qua in mezzo, che ci servirà per poter forare prima di lavorarlo il nostro pezzo di legno che andremo a scegliere, in modo che tutto rimanga appunto sulla stessa linea. Poi vedrete piano piano, man mano che faremo, che andremo avanti col progetto, che sarà una cosa che si capirà molto meglio, ma sarà comunque tutto un attrezzo fatto molto semplicemente con del materiale di recupero, legno di recupero. L'unica cosa che voglio fare con del legno un po' buono è questo collare, perché deve essere un po' resistente. Magari gli faremo anche un supporto qua dietro, proprio perché il trapano deve essere sorretto in maniera adeguata. Poi, mi dimenticavo, qua davanti verrà fatto il reggiscalpelli, che servirà per poter appoggiare lo scalpello e tornire il pezzo di legno che andremo a scegliere. Ecco, una nota specifica su questa cosa: quale legno scegliere? Non si può tornire una penna con dell'abete, bisognerà scegliere un legno un po' più duro. Questo qua, per esempio, credo che sia un noce, viene da un cassetto che ha come minimo 100 anni, quindi di sicuro sarà ben privo di umidità. Vorrei provare a utilizzare questo e vedremo come fare, insomma. Ok, bando alle ciance, andiamo a scegliere il materiale per costruire l'attrezzo. Dunque, iniziamo a ragionare sul supporto per il trapano. Abbiamo detto che più o meno, abbiamo visto più o meno che se la base è a circa 100 mm dal piano, più o meno potremmo esserci. In più voglio farlo un po' più alto di 50 mm, in modo da poter poi mettere un pomello qua sopra per stringerlo sopra a questo che è il collare, appunto, dove si devono fissare i supporti. Quindi, schizzandone velocissimamente la forma, dovrà essere fatto in questa maniera. Dunque, così, qui sarà aperto, in modo che si possa poi stringere quando dovremo serrare l'utensile. Questo, diciamo, non sono giotto, ma
è il diametro in cui verrà inserito qua. Andremo avanti un pochettino con lo spacco in modo che tutto si possa chiudere, e qui ci sarà il foro con, magari da un lato faremo una filettatura con il pomello per poterlo stringere, o la vite, poi vediamo come fare, in modo che quando verrà stretto chiuderà il collare del trapano. Dunque, il collare del trapano, se lo andiamo a misurare, di 43 mm, quindi cominciamo a segnare un po' di misure. Dunque, abbiamo detto questa parte dell'interasse sarà 100 mm, il diametro del nostro foro dovrà essere di 43 mm, l'altezza totale abbiamo detto che dovrà essere circa 150 mm. Basta, direi che c'è tutto, qua ci sarà il taglio, poi ovviamente se volessimo guardare sarà fatto in questa maniera, e poi dietro avremo il supporto. Ok, mi sembra che ci siamo, può andare, dai. Andiamo a cominciare a fare il supporto. Ah no, ci siamo dimenticati una cosa. Ci siamo dimenticati questa misura e questa misura. Allora, vediamo un po'. La mia tavola è larga 12. Ora lo faccio vedere. Così si vede meglio. La tavola è larga 12, il trapano che gli va su più o meno è largo 7. Io direi che farei 100 mm anche la larghezza, così abbiamo tutte quote facili da ricordare. 100 mm anche la larghezza, e qua sopra, per essere sufficientemente più largo di questo, siamo a 100, in modo che si possa stringere anche qua. Oggi è tutta la giornata dei 100 e dei 50, proviamo a farla. 50 anche questa. Per verificare questa quota qui aspetto un momento, perché preferisco avere prima tracciato, tagliato e tracciato il centro di questo cerchio, per poi capire dove fare questa quota. Andiamo a tagliare, sempre con attrezzi manuali. Adesso ci vuole il foro che passi attraverso le due parti di davanti, dopo aver appunto alleggerito e fatto quel lavoro che abbiamo visto, in modo che si possa stringere e far abbracciare, diciamo, il collare sul trapano. Per fare il foro in maniera, diciamo, a squadro, io ho imbastito questo sistema con due morse, ma ripeto, si può mettere in morsa e fare con un avvitatore e non ci sono problemi. Anzi, facciamo così, facciamolo in quel modo. Lo facciamo così perché, giustamente, se vi dico che lo faccio con attrezzi da hobbista e poi non è così, uno si potrebbe
anche, potrebbe anche dire, ma allora ci prendi in giro. No, non vi voglio prendere in giro. Quindi punta, prima lo facciamo da 5, poi allargheremo da 8, avvitatore. Cerchiamo di stare il più dritti possibile. E foriamo. E dopo che abbiamo forato, visto che ce l'abbiamo già in morsa, montiamo direttamente questa. Questa è una delle solite bussole con doppio filetto, un interno e un esterno, e poi vi faccio vedere a cosa serve. Dunque, c'è stato un problema. Allora, pur avendo inserito l'inserto di qui, una volta che metto la vite per andare a stringere, siccome probabilmente la fresa era leggermente più grande rispetto al diametro del codolo del trapano, quando vado a stringere si stringe ma non riesce a tenere il trapano. Ho anche provato a cambiare trapano prendendone uno con il codolo un po' più lungo, anche se è della stessa misura, ma anche se vado a stringere non lo tiene. Allora che cosa mi sono inventato? Vi faccio vedere tutto così capite anche dove ci sono gli errori, che cosa si sbaglia. Ho preso un pezzo di tubo, questo qua, tubo dell'acqua classico, ho tagliato una fettina che poi ho diviso in due. Questa fettina farà da spessore e aiuterà il trapano ad entrare. A questo punto dobbiamo poter regolare l'angolazione del trapano, quindi facciamo un foro da 11 mm e avvitiamoci un bullone da 12, montiamo quindi il trapano, così posizionando una livella potremo, avvitando o svitando, regolare perfettamente la posizione. Vedete? Piano piano, piano piano, piano piano, e diventa perfetta. Poi facciamo un bel foro nella base, ecco qua, e fissiamo tutto con una bella fascetta. Adesso dobbiamo montare il binario, mettiamo una barretta dritta nel mandrino del trapano, tagliamo il pezzettino di legno che fungerà da binario alla lunghezza desiderata, con la squadretta in questo modo lo allineiamo, davanti, dietro, e poi fissiamo con delle viti. Passiamo adesso a costruire la contropunta. Tre pezzetti di abete fissati insieme faranno la base. Metto dei foglietti di carta perché poi dopo mi aiuteranno, perché togliendoli poi tutto scorrerà in maniera più agevole. Blocchiamo con dei morsetti, qualche foro e delle viti, e la base è fatta. Anche qui mi aiuto con la squadra per prendere riferimenti, prima davanti, poi di dietro, traccio una bella riga e con questo pezzo di faggio faccio poi il supporto per la contropunta. Thank you.
Vedete cosa serviva a segnare la mezzeria? Così adesso posso allineare perfettamente anche questo pezzo. I soliti inserti filettati che serviranno per tenere la contropunta vera e propria. Eccola qua la contropunta. La sagomiamo un attimo. Prendiamo le misure, facciamo i fori. E la fissiamo con due belle viti. Una volta montata la contropunta per la prima volta, ci segniamo dei riferimenti perché poi andrà montata sempre nello stesso modo ed utilizziamo il trapano stesso per forarla perfettamente allineata. Ecco, anche la boccolina va montata allineata, quindi la montiamo in questo modo utilizzando il mandrino del trapano come guida. Ora facciamo la punta a un pezzetto di barra filettata e controlliamo se abbiamo fatto tutto bene. Perfetto. Questa invece è la punta di trascinamento. Ok, adesso facciamo il primo test. Funziona. Ora manca solo il reggiscalpelli.
Arrivati a questo punto possiamo dire che il nostro attrezzo può ritenersi completato. Abbiamo costruito anche il reggiscalpelli in maniera molto semplice, nello stesso modo in cui avevo costruito quello dell'attrezzo multifunzione. Se ti sei perso il video ti lascio il link qui in descrizione. È molto semplice, si può muovere in qualsiasi posizione e l'importante è che possa tenere lo scalpello più o meno alla, diciamo, lungo l'asse di lavorazione, anzi leggermente sotto, in modo che lo scalpello riesca a lavorare correttamente. Nel prossimo video cercheremo una soluzione per forare in maniera precisa il pezzo da lavorare e successivamente, finalmente, costruiremo la penna come vi avevo promesso. Ma non è ancora il momento perché questo video è durato già troppo e quindi seguitemi la prossima volta. Ciao a tutti!